Ragazzi che lavorano nelle forze dell'ordine, poliziotti che vivono per la nostra sicurezza, quindi il nostro pensiero va a loro e speriamo che guarisca presto per poter presto tornare alla sua attività di protezione e di sicurezza degli italiani. Ma poi ovviamente fa riflettere molto il fatto che questo attentatore abbia girato per l'Europa. Si è andato prima in Francia, poi è venuto tranquillamente in treno in Italia, che solo casualmente sia stato intercettato dalle forze dell'ordine per una richiesta di documenti, il che vuol dire che l'intelligence europea ancora non funziona, non c'è ancora un'integrazione vera dell'intelligence europea. Questo è un problema grave, l'Europa deve dare sicurezza agli europei, ai cittadini europei, e quindi bisogna togliere di mezzo le gelosie e le burocrazie e capire che la lotta al terrorismo è in testa all'agenda dell'Europa, è in testa all'agenda della sicurezza europea. Si pone un problema politico alla luce del fatto che a questo punto dobbiamo considerare attiva una cellula terroristica a Sesto San Giovanni. Beh, c'è un problema politico molto grave, lo sappiamo che c'è l'attività della Jihad presente in tante metropoli europee. Credo che questo sia un tema molto molto importante. È evidente che il terrorista è arrivato a Sesto San Giovanni in qualche modo per trovare protezione, probabilmente per essere poi andare nell'anonimato. Questo ci deve far riflettere perché il presidio del territorio è un fatto importante che riguarda le forze dell'ordine e l'intelligence. Siamo tutti a rischio, tutte le città europee sono a rischio. Non possiamo trattare con superficialità questo tema. Dobbiamo chiamarlo col nome e cognome, terrorismo islamico, e va perseguito con intelligenza e va perseguito con certezza dei risultati. Altrimenti noi abbiamo un eccesso di fragilità nelle capitali europee che non possiamo permetterci.